Buongiorno Eleonora, sì, noi siamo in diretta con alcune mamme, ma siamo in diretta soprattutto con queste persone che stanno vivendo il dramma dell'Ucraina. Intanto vorrei partire subito con Michela. Michela è una donna italiana ed è una mamma affidataria. La storia di Michela è una storia di grande amore che iniziò 13 anni fa, con l'affido di una bambina di allora 6 anni. Questa bambina oggi è diventata una ragazza, 19 anni, ed è in Ucraina, in un villaggio, in un piccolo villaggio dell'Ucraina. Sono ore di grande angoscia perché da ore non si hanno notizie di Nadia, dei suoi fratelli e dei suoi genitori, ma soprattutto il desiderio di questa donna e di suo marito è quello di far tornare in Italia l'intera famiglia, perché in qualche modo hanno adottato davvero l'intera famiglia. Sì, Michela. perché noi, la bimba arrivò qui in Italia quando aveva 6 anni e noi pensavamo di adottarla perché pensavamo che non avesse i genitori. Poi siamo andati lì, abbiamo conosciuto tutta la famiglia e loro sono una famiglia meravigliosa, hanno 6 bambini. È una famiglia cattolica, credente, è una famiglia che ama la pace, cioè ripudia la guerra. È una famiglia che ha creato 6 bambini, 6 bambini che hanno diritto a vivere, non gli si può strappare la vita ai bambini. Non è giusto che al giorno d'oggi ancora ci sono le guerre, perché questo non è il progresso. Non c'è progresso con le guerre e non c'è progresso senza amore. Dobbiamo capire questa cosa. Io chiedo a tutti, a chiunque possa aiutarmi a portare questa famiglia qui in Italia, a farmela riabbracciare e a strappare soprattutto quei bambini dalla guerra. Non è possibile questa cosa. Qualcuno deve intervenire, qualcuno mi deve aiutare. Non è possibile. Michela, non è facile farla arrivare in Italia. La famiglia vive a 700 chilometri dal confine ed è stato sconsigliato in questo momento il viaggio perché è rischioso. Proprio questa notte loro si sono rifugiati Sì, perché noi in zone di emergenza. pensavamo che nel villaggio anche loro ci hanno detto, ma nel villaggio la guerra non arriverà perché, cioè, che interesse c'è a bombardare un villaggio? Non ci sono punti Arrivata sensibili. invece. Invece è arrivata, infatti ci hanno fatto vedere pure le foto del passaggio dei carri armati e hanno bombardato anche cose sensibili tipo torri di ripetitori per i segnali. E quindi i ragazzi hanno costantemente paura, ogni volta se ne scappano sotto un rifugio dove loro conservano le patate, è una cosa dove non si può vivere, cioè è impossibile pensare che loro hanno così tanto terrore e che possano perdere la vita inutilmente, così, ingiustamente. Non è possibile questa cosa. Tutti dobbiamo fare qualcosa, si deve fare qualcosa, vi prego, chi mi può aiutare, prego di aiutarmi, non è possibile, io non ce la faccio più, non sono ore, sono minuti, secondi, la mia testa non ragiona più. Aiutatemi, Dottoressa, per la solidarietà in so a questi chi chiedere momenti. aiuto, però chiunque possa farlo, che mi aiuti, per favore. Avete chiesto aiuto a molte persone, ma non è Sì, anche facile. perché il popolo ucraino è molto compatto, quindi noi con telefonate stiamo sempre in contatto, però il problema è che sono 700 chilometri, cioè come si fa a 700 chilometri? Anche qualcuno che li vuole andare a Rischiosissimo farli prendere con la uscire. macchina rischia, non si Rischiosissimo. trova qualcuno Rischiosissimo farli uscire. che possa andarli a prendere con la macchina, perché le strade sono tutte, ci sono insediamenti di soldati che possono sparargli contro, quindi chi se la prende sta responsabilità di andarli a prendere? Cioè tutti hanno paura della guerra, è normale, io come faccio a salvarli? Come faccio a Sono dei portarli via figli, da mi hai detto proprio questo. Sono quei figli che non ho mai avuto. là? Tutta la famiglia sono fratelli, figli, non lo so come considerarli, però per me sono figli che io non ho mai potuto fare, però anche la mamma e il papà, cioè per me sono fratelli, cioè è tutta la mia famiglia, quella è una mia famiglia ucraina e non posso pensare di vivere serenamente qui se loro da lì stanno male, come si fa? È impossibile.
Sono nostri fratelli. È quello un po' che si diceva prima, direttore, è proprio che non si può vivere in nessun genere di indifferenza. Cioè oggi essere indifferente davanti a quello che sta accadendo significa essere sordi, ciechi, di non vedere, di non voler ascoltare. Assolutamente. Ovviamente è molto forte il messaggio che ci sta lanciando e capisco perfettamente l'angoscia che prova. Io il messaggio che voglio dare è: bisogna anche in questi casi mantenere la calma, perché bisogna far uscire le persone solo quando ci sono le condizioni di sicurezza per farlo, perché altrimenti se ci facciamo prendere da un panico legittimo e emotivo, che comprendo perfettamente, rischiamo anche di dare indicazioni a queste persone che invece non vanno nella direzione di proteggerle. Quindi le persone vanno fatte uscire sotto, ovviamente, quando sussistono le condizioni di sicurezza e possono fare dei percorsi. Però in questo caso non sussistono, non c'è nessun tipo di situazione di sicurezza. Infatti questa testimonianza dice proprio chi è che si prende la responsabilità, segretario, di prendere l'automobile e di andarli a riprendere. Quello che cercavo di dire prima, è chiaro che istintivamente siamo uomini e donne che vedono di fronte a noi uomini e donne in sofferenza, e l'istinto di ciascuno di noi sarebbe quello di prendere e partire. Andare. È chiaro che questo purtroppo rischia di peggiorare la situazione laddove non venga fatto, come stavamo dicendo prima, in condizioni di sicurezza. Cioè Croce Rossa quando si muove deve muoversi cercando di mettere massimamente in sicurezza le persone che si stanno muovendo, per prima coloro che devono essere salvati da un posto e insieme a loro anche le persone che stanno andando a salvarli, ovviamente. Quindi i momenti e i corridoi umanitari, piuttosto che le tregue, sono gli ambiti, e sicuramente le nostre corrispondenti sul territorio, quindi nel nostro caso, e questo è il motivo per cui il Comitato Internazionale si è mosso, che è colui che è deputato a stare in zone di guerra, insieme alla società nazionale ed insieme ad altre società nazionali europee, quindi ad altre Croce Rosse, in poche parole, per essere molto chiari, e noi stessi con loro. Ma gli tipi di interventi che possiamo e dobbiamo fare sono ovviamente guidati e mirati, non possiamo, come dire, ed è fortemente sconsigliato, perché non gli faremmo un piacere, ma purtroppo metteremo a rischio maggiormente la loro sicurezza. Certo. Dottoressa, un aiuto, una vicinanza, esatto. Certo. Anche davanti a queste lacrime di una persona che vorrebbe salvare, certo, delle vite umane, delle persone che per lei sono famiglia, assolutamente. Una ragazza che ha cresciuto, diciamo, no? Ecco, queste testimonianze ci fanno capire intanto quanto siamo tutti insieme in questa cosa, siamo fratelli, sono i nostri fratelli che stanno patendo in questo momento sotto le bombe, per cui a maggior ragione, no? Ci sono anche questi scambi familiari proprio, come è giusto dare indicazioni importanti rispetto alla protezione da aversi, no? E dai pericoli da in qualche modo schivare ed evitare. Allo stesso tempo sappiamo quanto la solidarietà, il gruppo in questo momento, la rete sociale aiuta l'uomo da sempre a uscire da situazioni inverosimili come questa, insomma, quindi fare squadra proprio, così come è vero che l'uomo distrugge in gruppo, però l'uomo anche ricostruisce le reti sociali, solidali, aiuta ad andare avanti un giorno dopo l'altro. La signora qui nell'attesa di avere notizie positive, ma anche questi figli là in questo momento di difficoltà, che possono fare squadra tra di loro e aspettare il momento giusto per avvicinarsi al confine, questo assolutamente, ecco, certo. Stiamoci vicini in questo momento e ognuno faccia la sua parte proprio. Allora, certo, c'è Don Gaetano che vuole parlarti. Mi permetto, perché dinanzi a Michela, delle storie che sono mortificanti, dinanzi alle quali non ci sono parole, la primissima cosa che mi viene da dire è il sostegno a questa mamma che non va lasciata sola. Signora, una possibilità le è stata data, che è una possibilità, io sono sicuro che avrà anche un suo seguito. Lei queste lacrime le avrebbe potute spendere dinanzi a un muro, nessuno l'avrebbe ascoltata. C'ha dinanzi un canale e come noi la stanno ascoltando tantissime persone. Questo non serve solo a consolarla, questa le serve a dirle che una strada, un varco si è aperto.
Poi c'è il discorso tecnico, pratico, logistico, che gli esperti, purtroppo, dinanzi alle sue lacrime, i nostri discorsi sembrano ragionamenti certo. di altro genere. No, no, li facciamo per lei. Stasera ci sono i colloqui, o comunque di pace, quel tavolo a lei interessa, a noi interessa. Metti che fanno una tregua, che dura una settimana, che diano la possibilità a forme di evacuazione. La sua storia è in agenda ed è tra le prime situazioni ad essere anche attenzionata, perché è circoscritta. Sappiamo chi sono, dove sono, le sue lacrime ce lo hanno annunciato, sono vite, e noi per tutte le vite, e queste in particolare che conosciamo di prima mano, non possiamo voltarci dall'altra parte. Mi auguro che siano parole di speranza, ma anche uno stare con lei. Penso che accanto a lei, signora, a casa, tante altre persone stanno versando le sue stesse lacrime. L'augurio e la preghiera che faccio al buon Dio è che le lacrime non sono mai perse quando vengono davvero da una generosità come quella delle famiglie affidatarie. Michela, forza. Io lo spero. Forza. E prego Dio tutti i giorni, perché solo Dio mi può aiutare in questo momento. Lo so che è difficilissimo che qualcuno mi possa aiutare, però io chiedo aiuto a tutti, tutti lì in Ucraina, qui in Italia, in tutte le parti del mondo. Io chiedo aiuto a tutti, a qualsiasi persona possa aiutarmi, perché non è giusto se i bambini che perdano la vita, i bambini vanno tutelati, la vita dei bambini è sacra, non è giusto strappare la vita dei bambini. Non è giusto fargli subire una guerra, perché loro sono una famiglia fedele, una famiglia che crede in Dio, una famiglia che crede nella pace, con dei valori. Perché? Perché la guerra gli deve strappare la vita? Loro hanno fatto 6 bambini per farli vivere e per farli stare in pace e non per farli morire in una guerra. Allora, intanto volevo, Elena, rimani collegata con noi, volevo dare il benvenuto a Mirina, 50 anni, insegnante, vive a Firenze da 16, la mamma di 80 anni è rimasta a Kiev da sola e lei ora vorrebbe cercare di riportarla in Italia. E poi Mariana, 34 anni, è in fuga dall'Ucraina con il figlio di 2, decide di raggiungere la madre, infermiera a Roma, e ci è riuscita ed è arrivata domenica dopo 2 interminabili giorni di fuga. Perdonatemi, io volevo salutare e ringraziare Claudio. Claudio da ieri sera non ha più notizie di suo figlio, è il figlio di 24 anni, un soldato, sta combattendo per il suo paese e veramente gli mando un grande abbraccio, come lo mando anche a Vittorio Grigolo, che mi scrive di aver sentito la sua Stefania, che sta bene e che in questo momento è in salvo, per cui è tutto a posto, e questo ci rende assolutamente, assolutamente felici. Allora, volevo parlare con Mirina. Mirina, la tua mamma ancora lì? Marina. Mi sente? Sono 2 nomi simili. Mariana. Ah, allora parlo io? Sì. Marina, io vorrei dire, sì, è vero, la mia madre ha 80 anni e sta adesso a Kiev. Questa notte lei l'ha passata in rifugio. Stamattina alle 8 di mattina mi ha mandato un messaggio tramite Viber, che lei è salita a casa per dormire, perché era molto stanca, e scesa in rifugio per via di bombardamenti fortissimi, i spari fortissimi dai missili balistici dall'esercito russo, perché è stato un attacco fortissimo a Kiev, come succede ogni giorno, ogni notte, tante volte nel giorno. Miei amici mi mandano, c'è l'applicazione che avvia la gente nascondersi nei rifugi, e diciamo questo attacco aereo viene di continuo ogni mezz'ora, ogni 40 minuti. Questo che si tratta di situazione, poi che volevo comunicare, che la mia madre non vuole andare da nessuna parte, lei vuole rimanere in casa sua, questo è importantissimo. Lei è una donna forte, una donna che non piange,
e lei aspetta quando finisce questo disastro. La situazione a Kiev è difficilissima per via di mancanza di arrivi di alimentari, medicinali, perché tutto ciò che avevano i negozi stanno vendendo in quei momenti forti, quando si può, tranne attacchi, questi momenti vendono code lunghissime, e a parte i bambini e le persone anziane come la mia madre, non sto parlando della mia madre, sto parlando di qualsiasi persona anziana che non ha la macchina, non può stare in coda per via di salute, sono tutti ancora hanno qualche scorta a casa come la mia madre, però queste scorte via via finiscono, e ovviamente non c'è pane, non c'è latte, non c'è niente di fresco, né verdura né frutta, quindi rimangono pasta, riso, scatoloni, chi ha, ok, questo, però il mio messaggio importantissimo è quello che, per favore, tutti gli enti che possono lavorare sul fatto di aprire il corridoio umanitario, perché quella signora che piangeva, io la capisco benissimo, ma io non piango. Noi ucraini qui in Italia non piangiamo, noi facciamo tutto di portare, raccogliere aiuti umanitari, e anch'io sono una coordinatrice di centro d'aiuto che abbiamo organizzato in questi pochissimi 2 giorni. Abbiamo già trovato lo spazio dove raccogliere, certo, e tutto, facciamo la logistica, stiamo facendo tutto, che diceva la signora prima, non ricordo il suo nome, e insomma, che infatti noi siamo tutti solidari, certo, con noi sono, ecco, solidari invece tutti gli italiani, e facciamo tutto. Il mio messaggio importante è quello: fate per favore tutto per aprire corridoi umanitari, anche se non si può portare i bambini per via di questo grossissimo pericolo, però la signora che piange, la chiedo per favore, non piangere, credere che succederanno le cose migliori, e soprattutto è importante di portare questo cibo, questi medicinali, gli articoli di prima necessità, sì, per quello servono, perché lì persone per cui combattono, persone continuare sono a donare a questo numero, lo state vedendo, una campagna che noi stiamo seguendo con la RAI, qui abbiamo presente Croce Rossa. Abbiamo presente, ieri siamo stati con UNICEF, oggi UNHCR, le grandi organizzazioni, fondazioni, associazioni internazionali che operano su zone di guerra da tanti anni, e che ovviamente dicono che il corridoio umanitario deve aprire il governo, perché chiaramente loro si possono mettere al confine, possono cercare di fare tutto il possibile, quello che gli è consentito. Pensate a tutte le persone che rischiano in questo momento di morire proprio per andare ad aiutare gli altri. Volevo andare un attimo da Mariana. Grazie Marina, magari se in questi giorni possiamo collegarci insieme a te. Mariana invece è riuscita a portare in salvo i suoi il figlio, mi dice, vero? Un bambino, come dicono, un bambino di... Sì, mi sente bene? Sì, bambino di 2 anni, mi dicono, ok. Sì, è vero, quando ho sentito i sireni il primo giorno, sì, sono stata da sola con figlio di 2 anni, ho capito che devo scapparmi subito, sono stata a Leopoli, che vicino alla frontiera, 80 chilometri, e sono stata fortunata che mie amiche hanno avuto un posto alla macchina, ho preso la macchina con loro fino alla frontiera, e poi camminavo più di 10 chilometri con figlio, perché già è stata coda grande. E comunque alla frontiera primo giorno hanno fatto passare le mamme con piccoli bambini meno di 2 anni, quindi diciamo sono stata in qualche modo fortunata, perché potevo attraversare la frontiera con mio figlio. E giorno dopo ci siamo incontrati con marito a Varsavia, perché mentre guerra è cominciata lui stava a Londra.
E da Varsavia sono venuta qua in Italia perché parte di famiglia mia abita qua a Roma. Mamma mia. Grazie, grazie Mariana, perdonatemi se io vorrei tornare da queste mamme a Pescara insieme alla nostra Maria Grazia Sarrocco, ci dovrebbero essere altre due storie, Maria Grazia aiutaci a raccontarle. Sì. Un abbraccio a Marina, a Mariana, ecco Marina, alla mamma lì. Che fra l'altro dice no, non vuole tornare, vuole stare lì, vuole stare nella sua terra, nel suo paese, è come dovrebbe essere, giusto? Bambini e anziani sono due categorie fragilissime, le abbiamo nominate tutte e due e hanno bisogno di attenzioni particolari. Nessuno lascerebbe mai la propria casa se non fosse costretto a farlo. La casa è protezione, è rifugio, l'abbiamo capito. No, ma anche la storia di una vita, anni. Insomma, 80 anni, no? Dover scappare da una guerra, dalla propria casa, lasciare tutto, lasciare i propri ricordi, i sacrifici, no, di una vita. Molto probabilmente anche una guerra forse anche già vissuta con la Seconda Guerra Mondiale da tale età, insomma, per cui è un riproporsi di una situazione traumatica. Certo. Maria Grazia, a te. Sì, Eleonora, parlavi proprio di persone che sono state costrette a lasciare tutto. Qui da una parte abbiamo una storia che si è conclusa nel migliore dei modi, ma anche dall'altra che vede costrette due persone mature ad aver lasciato il proprio paese, ad aver lasciato ogni cosa. Non parlano l'italiano, ma vorrei soltanto mostrarvi. Maria e Paolo, loro sono i nonni di Anastasia. Hanno accompagnato la loro nipotina qui, nipotina, 19 anni, ma rimane ancora una ragazza molto molto giovane, l'hanno accompagnata, hanno fatto un lungo viaggio per permettere ad Anastasia di riabbracciare la sua mamma. Eccola qui, ecco la sua mamma Nadia. Si sono riabbracciate dopo molto tempo, ma soprattutto dopo il lunghissimo viaggio. Nadia, è stato un momento di grande emozione quando ieri mattina all'alba vi siete riabbracciate, c'era stata grande preoccupazione. Questi giorni è passati come una vita grandissima. Per aspettare ogni giorno più difficili, ma importante che stanno già qua. Viaggio troppo lungo, troppo pesante per loro, però grazie a tutti che hanno aiutato con questo viaggio, che loro non stanno qua, siamo un po' tranquilli adesso, però ci stanno ancora là rimasti i nipoti, sorella, proprio vicino a Kiev, non possono andare via. Siamo molto preoccupati di loro, ci sono bambini piccolissimi e non possono venire. Non possono venire qui, c'è un bambino di 4 mesi, un bambino di 4 mesi, guardate i nonni, gli sguardi dei due nonni che hanno accompagnato Anastasia, fanno fatica a comprendere la nostra lingua, ma i loro occhi raccontano più di 1000 parole. Io vorrei farvi sentire Anastasia che è qui in Italia, oggi è felice di essere qui, ma ha lasciato il suo papà, ha lasciato una parte della sua famiglia, Anastasia. Sì, ho lasciato mio padre, mia cugina, che con mio nipote piccolo che... Un viaggio difficile, abbiamo detto. Sì, molto difficile. Avete percorso circa 10 chilometri a piedi, sei stata aiutata dal tuo papà, quindi ti ha... Un po' con la macchina ci ha portato fino a dove poteva portare e dopo siamo andati io e mia nonna a piedi circa 3 ore, diciamo così. E poi tanta solidarietà da parte della popolazione rumena e poi finalmente quel pullman e dopo 3 lunghi giorni ha fatto rientro qui in Italia, ha potuto riabbracciare la sua mamma. Sì. Oggi la tua mamma ha detto io vorrei tornare nel mio paese un giorno, lo ha detto pochi minuti fa, rimarrei qui solo avendo accanto tutta la mia famiglia. Sì, per momento se ci stanno tutta la famiglia, un'altra figlia, nipote, se stanno tutti non vuole ritornare, però ancora stanno tanti parenti là. La casa che hai lasciato, animali che rimasti là pure, tutto rimasto così con tutta vita che loro hanno costruito, rimasto là.
Tanti sacrifici, dice, ed è rimasto tutto lì. Tanti, questi anni che hai fatto, con questi anni hai fatto tutto. E adesso questa guerra, andati tanti bambini piccoli, 16 bambini già, perché? Perché questa guerra? Chiedo Dio, tutti i giorni abbiamo pregato per tutti, per tutti. Quanto dolore. No. Quanto dolore, quanto ci si sente impotenti davanti a tutto questo, direttore, veramente. Quanta sofferenza, quanto dolore, quanta ingiustizia, quante storie, tante, troppe storie che poi ci uniscono, no? Perché poi questa ragazza è in Italia e credo che appunto questi momenti sono momenti in cui dovremmo sentirci ancora più tutti parte della stessa umanità e quindi provare tutti. Loro non hanno scelto di fuggire e le parole sono molto chiare, tutti vorrebbero tornare a casa propria, no? Certo. E quindi nessuno sceglie di essere un rifugiato, nessuno sceglie di fuggire, noi oggi possiamo scegliere di aiutarli. Questo è l'appello che lanciamo agli italiani insieme a Croce Rossa Italiana e UNICEF. 4525, aiutateci. 4525, allora io ricordo, adesso arrivo subito da lei Don Gaetano, ricordo, intanto volevo salutarlo, Ivan Sciapeconi, questo libro che lei ha scritto, 40 cappotti e un bottone, questo libro è uscito in tantissimi paesi, racconta di bambini in fuga, bambini da salvare, è una storia inedita e sorprendente ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, 40 ragazzi messi in salvo da un'intera cittadinanza, un libro che è per i ragazzi, per i salvati, i salvatori. Ecco, la ringraziamo, insomma, è un libro veramente da leggere, grazie di essere intervenuto con noi. Allora, ricordiamo il numero. Mi dica, Ivan. No, ma solo diciamo una chiosa. Io vedo nella solidarietà che racconto in questo libro, che è una storia vera, successa 80 anni fa, sotto il periodo della Shoah, vedo nella solidarietà che oggi voi raccontate un filo molto stretto, molto vicino a quello che è successo nel paese di Nonantola, in cui i bambini ebrei sono stati salvati. Quindi bisogna avere fiducia anche per questo. La ringrazio Ivan. Volevo tornare un attimo da Carlo. Intanto una vicinanza enorme. Io vorrei che stessimo insieme in questi giorni, in collegamento insieme a queste persone che chiedono in tutte le maniere aiuto attraverso le lacrime, attraverso la loro voce, il loro coraggio anche, e questi momenti veramente complessi, difficili, dove tutti stanno provando a fare qualcosa, insomma voi ne siete veramente la testimonianza di tante persone, volontari che stanno utilizzando il loro tempo, non certo nell'indifferenza, ma invece nel portare il proprio aiuto agli altri, a chi ha bisogno in questo momento e soprattutto ai bambini, agli anziani, alle mamme in difficoltà, a chi sta scappando dalla guerra. Stava scappando anche Giordano, una notizia c'era arrivata la nostra Carla Lombardi, abbiamo un video, Carla, che lui dovrebbe avere postato da poco, adesso sì, su Facebook. Allora, messaggio prima di partire. Sì. Lo possiamo mandare? Grazie. Sì, certo. Sono stato chiamato ora da un certo Alessandro che lavora all'ambasciata e mi ha appena detto che tra 20-30 minuti, se tutto va bene, riuscirà a venire qui da me e quindi a prelevarmi per portarmi al convoglio degli italiani. Fausta, l'avevi visto questo video? Sì, l'avevo visto. Sono felicissima, veramente tanto. Lui adesso è in macchina, raggiungerà la Moldavia e certo non ho ancora... Voglio dire, sono ancora in apprensione, però già questa è una notizia meravigliosa. Se non arriva in Moldavia, però non voglio esultare troppo. Ecco, perché Eleonora, l'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto da Giordano è che lui sta raggiungendo questo convoglio. Da qui verranno portati con delle macchine con targhe diplomatiche verso la Moldavia. Naturalmente, come diceva la mamma, il viaggio è ancora difficile perché non è vicinissima la Moldavia, quindi dovranno comunque attraversare il paese in guerra, quindi ancora c'è molta apprensione, però naturalmente già
è un grosso passo avanti. È un grosso passo avanti, una grande notizia veramente. Comunque io mi stringo forte nel dolore di queste mamme che stanno perdendo i bambini, questi ucraini che stanno soffrendo. Ragazzi, è veramente pesante. Io l'ho provato sulla mia pelle e sono veramente con loro. Mi stringo forte nel loro dolore. Per piacere, vogliamo la pace. Vi garantisco che non è stato bello. Diciamo che il periodo è veramente... mi ha segnato, figuriamoci Giordano quanto sarà segnato da questa esperienza. Ora non vedo l'ora di coccolarlo, veramente, avrebbe bisogno di tante attenzioni. Certo, grazie, io ti abbraccio forte, Fausta. Grazie. Ciao, un saluto anche a Mimmo. Grazie. Che non ha parlato, ma insomma grazie. Vediamo le vostre emozioni forti. È anche chiaramente di grande speranza dopo questa notizia che è arrivata proprio mentre eravamo in diretta con voi.